Bene ragazzi, quindi benvenuti in questo nuovo video, siamo qua in questo video per andare a parlare un po' di oggi per quanto riguarda il calciomercato. Oggi tante notizie, partiamo infatti subito al calciomercato internazionale, perché è ufficiale il Celtic trova il nuovo allenatore per le prossime stagioni. Infatti dopo l'esonero di Lennon, diverso tempo fa, in realtà sono già diversi mesi che è stato esonerato, arriva un nuovo allenatore ed è un nome veramente interessante, cioè Postecoglou, allenatore che ha allenato in Giappone negli ultimi anni, ha allenato anche in Australia e ha vinto tra l'altro anche la Coppa d'Asia cioè ha fatto una carriera abbastanza particolare, comunque soprattutto comunque nell'est del mondo, e colpo veramente interessante, comunque abbastanza anche inaspettato, perché un allenatore di questo calibro non ce lo aspettavamo comunque al Celtic. Ma vediamo un po' cosa riuscirà a fare in quel di Glasgow, e vediamo un po'. Detto questo, comunque, a questo punto parliamo un po' anche di Paris Saint-Germain, perché è arrivata finalmente l'ufficialità di Wijnaldum, era generata da diverso tempo, dopo comunque il non rinnovo con il Liverpool, quindi la conseguente, diciamo, parametro zero. Wijnaldum va al Paris Saint-Germain per i prossimi 3 anni, firma per i prossimi 3 anni fino al 2024, 10 milioni a stagione percepirà, quindi in totale 30 milioni sono. Sicuramente una cifra abbastanza alta e comunque è un rinforzo sicuramente importante, tra l'altro classe 90, quindi giocatore nel pieno della carriera, né troppo giovane né troppo vecchio, che comunque viene da sicuramente annate importanti, non particolarmente quella di quest'anno, ma comunque annate importanti a Liverpool e quindi comunque è un colpo importante per il centrocampo. Per un centrocampo che poi alla fine non dico che è il tallone d'Achille del Paris Saint-Germain, però sicuramente non era un centrocampo con nomi incredibilmente altisonanti, perché poi comunque i vari Gueye, Ander Herrera, non erano comunque. Sì, certo, c'è Paredes e Verratti, però un centrocampo con Paredes, Verratti, poi bisogna anche lì vedere se rimarrà Pochettino o meno. Però con Paredes, Verratti e Wijnaldum è sicuramente un ottimo centrocampo, ecco quello un po' il discorso. Vedremo un po' sicuramente come si inserirà, però un colpo veramente interessante, quello del Paris Saint-Germain. A questo punto però spostiamoci in Premier League, perché si parla di un possibile scambio tra United e West Ham, uno scambio che ci sarebbe secondo me per entrambe. Infatti si sta tentando di fare lo scambio Lingard-Declan Rice. Allora, sinceramente credo che comunque nel caso avvenga questo scambio il West Ham riceverà dei soldi, perché Declan Rice è valutato tantissimo, si parla di più di 50 milioni di euro, centrocampista che ottimo centrocampista nel giro anche della nazionale inglese, è veramente un grande centrocampista e sicuramente per il gioco di United, che comunque gioca con un centrocampista come McTominay, ovviamente anche Pogba, potrebbe, ecco, essere il sostituto casalingo, perché poi è inglese, di Pogba, di cui tra l'altro si parla dei tweet, sì, comunque delle cose su Instagram, dei commenti su Instagram con Marchisio, quindi potrebbe tornare alla Juve, vedremo. A parte questo discorso qui, potrebbe effettivamente essere il suo sostituto e ci starebbe veramente molto bene al United. Ma così come Lingard, che ha fatto una seconda parte di stagione veramente incredibile, l'anno scorso United ha fatto il gol agli ultimi minuti dell'ultima partita, fatto malissimo la scorsa stagione, quest'anno è partito anche lui male, poi si è ripreso nell'ultima parte di stagione, è andato a West Ham in prestito, ha fatto il devasto, veramente il devasto, ha portato in West Ham in Europa League. Ma ovviamente anche prima era messo bene West Ham in classifica, ma con Lingard è esploso, attualmente il devasto al West Ham, è sicuramente uno scambio che ci può stare per entrambi. Certo che lo United dovrà sicuramente dare dei soldi, perché non sono valutabili entrambe la stessa cifra, cioè non vale 50 milioni Lingard, per dire, quindi sicuramente poi deve dare anche dei soldi in cambio, se vogliamo. A questo punto però parliamo anche di Serie A, infatti si parla di un rinnovo, è ufficiale il rinnovo di Miguel Veloso con il Verona per un'altra stagione, quindi Miguel Veloso rimarrà a Verona, centrocampista classe 86, che quindi rimane a Verona, ci sta assolutamente. Diciamo che bisogna un attimo vedere nel gioco di Di Francesco come si inserirà, è un centrocampista comunque che ha doti di regia, quindi fa il regista, sicuramente ci può stare assolutamente per una squadra del calibro, diciamo, della piazza di Verona. Era fondamentale il gioco di Juric, bisogna un attimo vedere come si può trovare comunque con Di Francesco, però sicuramente è un rinnovo assolutamente fondamentale. A questo punto però parliamo anche di Fiorentina, perché attenzione, sembrerebbe essere più vicino Sergio Oliveira. Infatti la Fiorentina avrebbe strappato il sì del giocatore, quindi ora si sta limando i dettagli del contratto eventuale con il giocatore, delle cifre, diciamo dello stipendio, perché probabilmente la Fiorentina dovrà trattare con il Porto.
Però si parla di circa 3,3 milioni di euro annui, che sono comunque una cifra importante, sintomo del fatto che comunque la Fiorentina vuole, anche con l'arrivo di Gattuso, sicuramente alzare il livello e non più arrivare tredicesima, anche perché comunque se prendi Sergio Oliveira e comunque anche gli altri nomi di cui si parla, certo non è che l'obiettivo è il tredicesimo posto, quindi sicuramente vuole tornare comunque ad essere protagonista, almeno comunque nelle prime 8-9 posizioni, e potrebbe essere veramente un ottimo colpo. Sergio Oliveira comunque ha dimostrato comunque quanto vale in quel di Porto. A questo punto direi che possiamo spostarci anche in Serie B. Diverse notizie, soprattutto in casa Parma. La prima è un possibile scambio con lo Spezia. Infatti si parla del possibile scambio tra Provedel e Lorini. Provedel di proprietà dello Spezia, che andrebbe al Parma, e Lorini invece andrebbe allo Spezia. Allora, diciamo che Lorini a me non esalta, sinceramente. Un difensore comunque di esperienza che ci può stare per la dimensione Spezia, ma sinceramente ne fare anche a meno, ma a me non esalta particolarmente. Però comunque Provedel invece per il Parma, ecco, forse sarebbe meglio, perché visto che Seppi andrà sicuramente via, serve un sostituto all'altezza della categoria, e Provedel comunque in B ha fatto molto bene a Castellammare, un portiere comunque di livello, ha giocato anche ad Empoli, sicuramente ci può stare assolutamente, diciamo più per vedrei comunque uno scambio che va più a favore del Parma, perché sarebbe comunque secondo me un ottimo portiere Provedel. Lorini sicuramente non mi esalta, ma è comunque per la Serie A non è un giocatore che lo vedo benissimo comunque alla Spezia, quindi vediamo un po'. Comunque c'è un possibile scambio, è solamente mercato così, notizie così. Ma parlando di Parma, un gioiello potrebbe essere in uscita. Si parla infatti di Dennis Mann, giocatore che ha fatto molto molto bene, ex Steaua Bucarest, sicuramente si conosceva comunque le sue doti d'attaccante e soprattutto di un grande prospetto, ancora molto giovane perché è un classe 98, e il Lille sarebbe molto interessato. Lille che ovviamente ha anche bisogno un attimo di rispolverare l'attacco, perché il Mats ha fatto una stagione straordinaria, ma inizia ad avere anche lui la sua età. David non ha fatto male, però comunque forse è un attimo ancora acerbo, però comunque sicuramente un attaccante del calibro di Dennis Mann, che ha fatto una buona stagione con col Parma e che ha le potenzialità e anche il fisico, secondo me, per poter comunque giocarsela ad alti livelli, potrebbe essere un gran colpo. Poi comunque Lille di attaccanti comunque ha dimostrato di sapersene intendere, vedi per esempio Osimhen. Si parla in questo momento di un rifiuto da parte del Parma di una prima offerta di 12 milioni di euro, cioè Lille ha offerto 12 milioni per Mann e il Parma ha rifiutato in questo momento. Non è sul mercato, però certo che se arriva un'offerta di 20-30 milioni lo cedi. Vediamo un po', sicuramente è un giocatore di grande livello che la Serie B non la merita, perché sicuramente vale molto di più la Serie B, però vediamo un po'. A questo punto parliamo anche di Vicenza. Infatti Vicenza sarebbe anche qui su un attaccante di proprietà dell'Atalanta, cioè Gabriel Lunetta, attaccante esterno che quest'anno ha giocato alla Reggiana, facendo tutto sommato una stagione discretamente buona, e potrebbe arrivare a rinforzare con quel reparto esterni di un Vicenza che vuole comunque confermarsi a buoni livelli, magari provare anche a puntare ai playoff. Tra l'altro Vicenza che in quel reparto potrebbe vedere via l'andare via di Nalini ex Crotone, che a me sarebbe piaciuto tantissimo Nalini come giocatore, però vediamo un po'. E detto questo, fatto sta che potrebbe quindi arrivare Lunetta al posto di Nalini, che non dovrebbe rinnovare con il Vicenza. Però parliamo anche di Pordenone, che comunque è molto attenta alla Serie C, lo dimostra il fatto che ha preso l'allenatore della Serie C, Paci dal Teramo, e tanto che infatti si punta a un altro giocatore, in questo caso un giocatore comunque della Serie C, nello specifico un attaccante classe 2001 del Parma, cioè Giovannini, attaccante che comunque ha fatto tutto sommato abbastanza bene, di prospettiva, under, comunque molto giovane, e il Pordenone sta cercando, comunque sta provando a prenderselo per poi eventualmente girarlo in Serie C, magari proprio al Carpi. Vediamo un po' comunque il Pordenone comunque sta monitorando Giovannini. A questo punto direi che possiamo parlare però anche di Monza, perché è ufficiale l'arrivo di Brescianini. Ne avevamo già parlato negli scorsi giorni, era comunque nell'aria questa notizia, è arrivata l'ufficialità. Centrocampista classe 2000 che arriva in prestito dal Milan, centrocampista sicuramente di buon livello, ha fatto una stagione forse uno dei migliori comunque di un Entella retrocesso, e tutto sommato si vede che ha le qualità. Sono convinto che comunque il Monza non va a puntare su nomi altisonanti, tra l'altro si parla anche di un Balotelli che non dovrebbe rinnovare e un'ipotesi Turchia per lui. Fatto sta che comunque è un colpo sicuramente di prospettiva per il Monza, un giocatore comunque interessante per la categoria, un profilo under, e ovviamente per la lista under è molto importante, ma mi piace che comunque il Monza non vada a puntare
a prendere comunque i soliti nomi top, cose veramente incredibili. E diciamo che comunque con Strop Brescia potrebbe trovare comunque del terreno fertile, potrebbe crescere con lui. Vediamo, centrocampista comunque di buon livello e sicuramente a Monza potrebbe trovarsi sicuramente bene. A questo punto però parliamo anche di San Benedettese, perché la San Benedettese viene rilevata, mi ha parlato della sua rilevazione comunque dopo il caso Serafino e tutto quello che è successo. Fatto sta che comunque riuscirà comunque a iscriversi, la FIGC l'ha accettata come nuova AS San Benedettese, quindi la società si chiama AS San Benedettese, rimarrà quella, ma almeno diciamo che la nuova società è riuscita a salvare la categoria, quindi a meno che non si iscriva, comunque lei ha la possibilità di iscriversi alla Serie C, quindi la San Benedettese può esserci se paga l'iscrizione, la quota di iscrizione, e quindi questo è il discorso, e questo è un aspetto positivo perché si evita un fallimento che ovviamente sarebbe stato comunque un po' brutto. A questo punto però parliamo anche di Entella. È ufficiale infatti l'arrivo di Lescano, attaccante classe 96, che arriva e firma un contratto pluriennale con l'Entella. Comunque un Entella retrocesso che quindi punta a un giocatore sicuramente interessante, che ha fatto molto bene, mi ricordo la Sicula, Leonzio, qualche stagione fa ha fatto anche, vado a memoria, 13-14 gol, forse la Sicula. Mi sembra sia arrivato anche in doppia cifra, o forse non 13-14 ma ha fatto tanti gol. L'ultimo anno che poi la Sicula retrocessa perché non si è iscritta, però comunque a parte questo, questa stagione è andata alla Samb, dove comunque ha trovato i vari Maxi Lopez, Ruben Botta, eccetera. Ha fatto una stagione comunque tutto sommato discreta e quindi ha dato l'interesse, tanto che infatti ha firmato il contratto proprio con l'Entella, comunque retrocessa della Serie C, che punta su un attaccante che alla fine ancora giovane può dire molto della sua comunque. E quindi lo trovo comunque un colpo sicuramente di livello, e secondo me potrebbe far bene comunque. Il vizio del gol ce l'ha, sottoporta è bravo, è un attaccante comunque che ci può stare assolutamente per la piazza di Chiavari e per un'Entella che vuole comunque provare a ripartire e a provare ad andare in Serie B. A questo punto però chiudiamo con il Palermo, infatti c'è un nuovo nome per quanto riguarda le entrate comunque del calciomercato, si parla di Guiebre, stiamo parlando comunque di un terzino. Tutto sommato comunque di buon livello, di proprietà del Monopoli, giocatore tra l'altro se non mi sbaglio forse anche ex Bisceglie, vado a memoria, non mi ricordo, però fatto sta che è un giocatore tutto sommato interessante, un profilo che sarebbe importante perché il Palermo in questo senso riuscirebbe comunque a rinforzare le fasce, che forse un po' un problema. Sicuramente il Palermo è una piazza, una società che punterà la prossima stagione ad arrivare a essere protagonista nel campionato di Serie C, visto comunque le potenzialità e tutto il resto. Sicuramente Guiebre potrebbe essere importante per il Palermo di Filippi, e vedremo un po'. Comunque in questo momento ovviamente non è che è un'ufficialità, però comunque è un nome di calciomercato e potrebbe quindi arrivare lui. A questo punto mi fermo, ci ne vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!